che io ho fatto il segretario della sinistra giovanile quando debuttavano i Rolling Stones, quindi lui non poteva, non era, non era in condizione di ricordare. Ma insomma, siamo tutti un po' stanchi. Sono un po' stanco anch'io, confesso. Come Forrest Gump in quella scena, quando corre 10 anni, no? Poi si ferma. Sono un po' stanco, si gira e va a casa. Però a me tocca sostanzialmente ringraziare, innanzitutto davvero, lo faccio anch'io, l'ho fatto Andrea qualche minuto fa, ringraziare con tutto l'affetto che ho le persone che hanno lavorato, fatto in modo che si potesse realizzare una iniziativa come quella di oggi. E secondo me abbiamo fatto bene, a tenerla. Non era scontato che riuscisse, almeno che riuscisse in questi termini di partecipazione, di attenzione, di confronto. A me è capitato di dirlo anche in altre occasioni. È faticosa la discussione. È chiaro che tutto è più rapido se si risolve a colpi di dichiarazioni, in agenzia, di battute, ma invece c'è una bellezza della fatica, e c'è una fatica della bellezza se si vuole costruire un percorso politico condiviso. E quindi io sono veramente contento e grato a tutti voi, poi in particolare a voi che avete resistito sino a questo punto, perché è stata una discussione bella, utile e anche molto sincera, anche con dei tratti che non sono particolarmente usuali, anche perché abbiamo fatto quello che volevamo fare, mescolare un po'. È vero, ci sono stati anche altri appuntamenti importanti, altri ce ne saranno in futuro, ma noi pensavamo che fosse utile la mescolanza, no? Incontrarsi anche chi poi pensa e ritiene legittimamente e ha delle collocazioni diverse o delle appartenenze, chiamatele come vi pare, però la possibilità di discutere. Mi pare che Stefano Fassina abbia perfettamente raccolto questo spirito, rinnovandolo e chiedendoci di essere anche più coraggiosi insieme a lui e a tanti altri. A questo punto io veramente vi dico un paio di cose e ci diamo un altro appuntamento, ma soprattutto ci diciamo come procedere. E la prima osservazione è che da qui, da questo passaggio che noi avevamo immaginato un po' a grandi linee già all'assemblea che facevamo alcuni mesi fa a Roma, al Ghione, dobbiamo far partire quello che abbiamo detto, questo percorso che non vuole essere un percorso che rinchiude, deve essere un percorso che apre, che si apre, un percorso associativo, l'abbiamo chiamato un campo aperto, chiamatelo come vi pare, una carovana, no, carovana no, carovana no, per quelli che hanno la mia età carovana si è già dato. Però ecco, il senso, il concetto è quello, che coinvolga altre forze in una dimensione associativa che dobbiamo però a questo punto accelerare anche con un appuntamento intorno alla metà di luglio, dove organizzativamente proviamo a stringere le fila e a portare un po' a compimento, insomma, a sintesi le cose che sul piano politico e culturale ci siamo detti oggi. Per fare che cosa? Per fare quello che abbiamo detto, costruire, che detta così, capisco un titolo, ma insomma, forse un titolo che si può usare a consuntivo di questa giornata, perché non è solo un proposito. Abbiamo passato delle ore in questa sala ad ascoltare che cosa può caratterizzare quel titolo. E allora il titolo è Costruire una sinistra, ma una sinistra profondamente, radicalmente ripensata e rinnovata dentro questo nuovo inizio. E io penso che ce ne sia un bisogno essenziale, vitale. Mi ha colpito l'esempio che ha usato Gennaro per introdurre il suo intervento. Adesso mi ha detto che è andato di corsa all'Inate per tornare a Napoli. Invece no, lui è andato a San Siro a vedere questi One Direction. Io sono sicuro che la cosa lo ha intrigato. Ma la metafora che faceva lui su questo one way, su questo senso unico, in verità è vero, perché lo diceva bene Gennaro, la politica un po' ha conosciuto questa stagione. Non è stata una stagione brillante dal punto di vista culturale. A me ha colpito che la cancelliera tedesca, alle ultime elezioni politiche del suo paese, ha scelto come slogan della CDU la formula, lo slogan "non c'è alternativa". Poi la figura della Merkel è indicativo, no? Non c'è alternativa, perché in verità gran parte della discussione che abbiamo fatto oggi è fondata proprio sull'idea che invece se tu affermi come elemento di principio, di identità, che sei, ti offri come proposta di governo in una premessa concettuale che sancisce che non c'è alternativa, la politica lì si ferma, si
si è fatto uno scarso, si è dato uno scarso peso, certo erano dinamiche più da piazza e da comizio, però quella gag di Grillo durante la campagna elettorale l'ho sentita più volte ripetere in televisione, nelle piazze, con la foga, quando lui dà un po', lascia andare il piede sul pedale del comico, insomma del suo vecchio mestiere, e lo fa con impareggiabile perizia, e urlava alla fine del comizio, alla fine ne resterà uno solo, citando un vecchio film Highlander, e tutti ridevano, applaudivano, molti di quei ragazzi. In verità non c'è alternativa, è lo slogan di una delle personalità di maggiore peso, forse la maggiore personalità o quella di maggiore peso politico oggi nel nostro continente. Non c'è alternativa, ne resterà uno solo, è l'idea che invece in radice neghi il principio della democrazia, perché la democrazia è esattamente l'opposto, la democrazia è quando ci sono delle alternative e le persone possono scegliere, e soprattutto la democrazia è quando alla fine non ne rimane uno solo, perché se ne rimane uno solo non c'è più la democrazia. E la battuta quindi veniva un po' fatta passare, ma dovrebbe fare riflettere. E noi oggi abbiamo parlato essenzialmente di questo, di come la democrazia ricostruisce un ordine, anche un ordine di senso, se l'espressione non fosse troppo un po' ambiziosa o presuntuosa, però un ordine del discorso politico e del discorso pubblico. Abbiamo parlato molto di questi temi a partire da questa mattina, abbiamo parlato, ragionato su cosa significa avere alle spalle una stagione lunga. C'è chi dice 30 anni, chi dice persino di più, chi dice qualcuno di meno, ma comunque per chi appartiene alla mia generazione e soprattutto a quelli più giovani di me vuol dire l'intera esistenza, almeno quella della tua maturità, segnata questa stagione da un'egemonia fortissima di due dinamiche, di due elementi: la dimensione del potere, di cui abbiamo parlato molto a cominciare da stamane, e la dimensione del denaro. E del denaro, e su questo ovviamente c'è un'infinita oramai letteratura, cinematografia, bibliografia che ci spiega perché il denaro è stato centrale nella comprensione delle modalità che hanno condotto all'esplosione di questa crisi. Il potere e il denaro. Però perché ad un certo punto questo binomio cambia di segno nei termini così perentori e anche drammatici che noi abbiamo conosciuto e vissuto? Cioè, cos'è che in verità si spezza, si rompe rispetto ad una continuità storica dove il potere e il denaro sono sempre stati, nei secoli, una ragione fondamentale di scontro, di conflitto? Io penso di aver trovato una delle risposte, non pretendo che sia quella giusta, semmai ce ne fosse una giusta per definizione, ma una delle risposte che a me è sembrata convincente in questo dialogo tra due uomini diversi, dove c'è anche una matrice un po' conservatrice in una parte di quelle riflessioni, nel dialogo tra Canfora e Zagrebelsky, che è uscito dalla Terza, sul tema della democrazia. E lì ho trovato una risposta, almeno quella che a me pare una risposta, quando in particolare credo sia una riflessione di Zagrebelsky. Lui dice: ma perché ad un certo punto noi veniamo dominati e non sappiamo più reagire a questo primato, a questo binomio potere e denaro? E lo dice con parole molto semplici, dice semplicemente perché per la prima volta nella storia da mezzi si sono trasformati in fini. Cioè, potere e denaro storicamente erano sempre stati presenti nella dimensione del conflitto politico, sociale, ma contavano in una logica che era diversa, perché erano finalizzati a qualcosa di diverso. Li volevi controllare, sia il potere che il denaro, ma in una finalità che non era quella del puro esercizio del controllo del potere o del denaro. Potere e denaro, soprattutto il secondo, servivano per l'espansione commerciale, per quella coloniale, servivano a strappare aree di mercato, a piantare confini, a scatenare guerre, servivano denaro e potere se volevi affrontare una sfida con altre nazioni, continenti. Però non sono mai stati il fine ultimo di una società, di una concezione della democrazia e della convivenza. Al punto che nel corso dei secoli, quando qualcuno teorizzava o praticava la trasformazione del denaro da mezzo a fine, subentrava un elemento di pesante sanzione morale, l'usura. Il denaro come fine, la condanna morale che affonda, credo, adesso non sono un esperto né tantomeno un esegeta, nelle pagine bibliche. E allora è cambiato qualcosa in questo senso, ma guardate, senza scomodare la Bibbia,
Vi ricordate quella? Oggi si è parlato molto di terra, terra madre, Carlina, molto egemonizzata la mattinata, giustamente, l'agricoltura. C'è quel passaggio di Pinocchio, quando il gatto e la volpe gli dicono di andare a sotterrare i zecchini nel campo dei miracoli, e c'è una frase della volpe che dice a Pinocchio, gli spiega tutta la dinamica, poi dice: domani mattina vai e sarà cresciuto un albero da cui penderanno tanti zecchini, scrive Collodi, quanti sono i chicchi di grano che stanno in una spiga matura del mese di giugno. E io non lo sapevo, ma ho trovato spiegata, in questo caso l'esegesi è di Collodi, di Pinocchio, non della Bibbia, che non è un caso che Collodi usa la metafora dei chicchi di grano della spiga di giugno, perché è la contrapposizione tra il giudizio morale sull'arricchimento facile, noi diremmo oggi speculativo, ma il gatto e la volpe erano gente che aveva, sull'arricchimento facile e irrazionale, vai lì, pianti lo zecchino la mattina dopo, e invece contrapposto a quello, sull'altro versante, la fatica del lavoro che produce la spiga del grano e quindi in qualche modo l'alternativa, che è un altro modello, è un altro modo di pensare alla società. Questa crisi, lasciamo stare adesso Collodi al suo tempo, ma questa crisi è il punto di caduta di questa, perché altrimenti non ti spieghi perché da 7 anni i bancali delle librerie sono pieni ogni settimana di saggi, di volumi, molto spesso interessanti, interessantissimi. Io non ho ancora letto questo Piketty, definito come un passaggio fondamentale, ma non vedo l'ora di poterlo leggere. Qualcuno oggi ha citato il volume della Mazzucato sullo stato imprenditore, è stato Peppe. Ma non te lo spieghi perché da 6-7 anni c'è una così profonda necessità di tornare ad un pensiero sul versante dell'economia, della politica e anche della cultura, perché questa crisi è il punto di caduta di questa drammatica frattura culturale. Potere e denaro da mezzo a fine, da mezzi a fini. Ma se il denaro diventa il fine, allora puoi capire più facilmente perché la centralità, il perno di tutto, si trasferisce dalla dimensione dell'economia reale, che non è solo la spiga di grano, naturalmente sono tante altre cose evocate nella giornata di oggi, ad un'altra dimensione dell'economia. E se il potere, parlando della politica, del ruolo dello Stato, dell'esercizio della sovranità, se il potere diventa da mezzo fine, allora puoi anche più facilmente intuire, comprendere perché la dinamica porta a considerare i partiti, chiamiamoli in un altro modo, le aggregazioni delle persone intorno a blocchi di interesse, di bisogni, perché quella dimensione lì, che è stata protagonista nel bene o nel male della politica del secolo che abbiamo alle spalle, risulta sempre di più asfittica ed essere messa in un secondo piano. È una rottura storica e io penso che non la aggredisci questa rottura storica soltanto con una buona amministrazione. Io ne sono convinto. Su questo abbiamo fatto il congresso, l'abbiamo clamorosamente perso, ma resto convinto che quell'affermazione aveva un fondo di verità. Se questa è la rottura che ha alle nostre spalle, non la aggredisci soltanto con una buona amministrazione, ma hai bisogno di una battaglia culturale che ti restituisca anche l'orgoglio, la possibilità di usare categorie, termini, criteri che fino ad oggi ritenevi di non dover più usare, anche per una ragione di opportunità e di comprensione. Tra questi tanti libri che sono usciti in questi anni c'è uno molto bello di Michael Sandel, che io ammiro perché è un intellettuale, un docente che tiene i suoi corsi in una università americana davanti a centinaia di ragazzi che lo seguono come una sorta di affabulatore teatrale. Ma al di là della sua capacità, Sandel tiene i suoi corsi esattamente sul principio, sul concetto della diseguaglianza, e finisce i suoi corsi spiegando a questi ragazzi perché debbono riconquistare, rimpadronirsi della categoria che prevede che esistano dei limiti morali per il mercato, dei limiti morali, non dei limiti di carattere semplicemente meramente organizzativo, dei limiti che pure esistono, o di convenienza, o di produttività, dei limiti morali. Ci sono delle cose, spiega Sandel, come tanti altri, che semplicemente il mercato, ci sono delle sfere, degli ambiti della vita individuale, soggettiva, collettiva, della dinamica sociale, semplicemente dove la logica del profitto del mercato non può penetrare, perché laddove penetra in quella logica viene meno la premessa di altri valori, di altri principi che non sono meno importanti. E allora, se questo è lo scenario, la cornice nella quale noi ci troviamo,
La domanda, le due domande sono, e chiudo, come farlo e dove farlo? E io penso che questo sia l'altro nocciolo della giornata di oggi e del percorso che abbiamo davanti da qui ai prossimi mesi. Come farlo e dove farlo? A me è capitato di dirlo qualche giorno fa a Firenze, così, anche con un tono un po' brusco, ma noi dobbiamo capire dove siamo. E oggi, secondo me, abbiamo fatto uno sforzo per capire dove siamo. E io ho detto questa mattina che il congresso è chiuso, archiviato, sepolto, sembra già un pezzo di storia, non più di cronaca, tanto in pochi mesi sono cambiate molte cose rispetto a meno di un anno fa. Però, detto che quel congresso è chiuso, finito, archiviato, conta il giudizio che ne dai. Perché, guardate, lo dicevo così l'altro giorno, se tu pensi che noi abbiamo perso un congresso, è una cosa, e succede. E si riparte. Se invece tu pensi che abbiamo perso il partito, la sinistra, allora è una cosa diversa. E il passo logico conseguente può essere anche la decisione di andarsene. Ma noi oggi facciamo con una grande chiarezza la prima scelta. Siamo convinti di questo. E accettiamo la sfida, la accettiamo perché è una sfida per il cambiamento reale, profondo dell'Europa, del paese, di noi stessi. Guardate, qui non c'è un giovane segretario, premier, che ha la volontà, l'energia che gli dobbiamo tutti riconoscere, e la volontà di rivoltare il paese, di colpire privilegi, burocrazie, di rilanciare la crescita, di mettere al centro il lavoro, e un'altra parte. Una ex minoranza malmostosa, malpancista, che non dico vuole fermare, vuole difendere il vecchio, ma pure di non concedere a questo giovane segretario premier l'onore del traguardo è disposta a disseminare il terreno di trappole. Non è così. Questa, secondo me, è un'immagine profondamente caricaturale del confronto al nostro interno. Il punto è che cosa intendiamo, ha ragione ancora Fassina, cosa intendiamo noi? Per la trasformazione dell'Europa, del paese e di noi stessi. E allora, da questo punto di vista, io penso che di una sinistra assediata dentro il suo fortino, nessuno di noi sa che cosa farsene, almeno a me, per quel che vale, non interesserebbe. Però neppure io penso che si possa transitare da quel vecchio impianto, quello di prima, ha ragione Curzio. È stato un passaggio elettorale 2013, poi il nostro congresso che ha chiuso un ventennio, anche nella nostra parte, però nemmeno io sono disposto a transitare da quel vecchio modello che non reggeva più e che ha aperto e contribuito ad aprire la strada, anche con la sua crisi, al successo esplosivo di Renzi, transitare da quel vecchio impianto ad un modello dove prevale una sorta di monarchia, spero costituzionale, e con un relativo sistema di vassallaggi. Ecco, nemmeno questo mi convincerebbe perché non è quella l'idea che noi abbiamo del Partito Democratico, ma soprattutto perché non può essere quello il modello che riesce a condurre il paese, il paese non nelle sue singole parti, ma la sua unità di fondo che accomuna tutti, il nord, il sud, ceti protetti e ceti esclusi, giovani, anziani, dicevo, condurre il paese dentro una terza fase della vita della Repubblica, di quella Repubblica che noi abbiamo ereditato, nei suoi valori, nei suoi principi, nella sua ispirazione. E questa secondo me è la prova. E su questo piano si misurano le grandi riforme, tutte, di cui non dobbiamo avere paura o guardare con diffidenza, ma dobbiamo collaborare a far sì che siano le riforme che servono oggi all'Italia, a cominciare da quella costituzionale, dall'assetto che avrà lo Stato in una cornice. Ne abbiamo parlato poco oggi, un po' Stefano, che rimarrà quella di una repubblica parlamentare. Questo io personalmente lo ritengo un principio, tra virgolette, non negoziabile, anche se so che il termine non si deve mai utilizzare per le sue controindicazioni. Però noi siamo una repubblica parlamentare e non abbiamo mai discusso, né qualcuno mai ha chiesto il consenso, né degli elettori delle primarie, né degli elettori del nostro partito sulla scheda elettorale, per transitare da una repubblica parlamentare ad una repubblica di tipo presidenziale. E io mi opporrei, per quanto posso dire, a quel modello. Perché su questo è giusto essere chiari, così come è giusto essere chiari sulla legge elettorale. Che noi abbiamo votato alla Camera, non è una buona legge ancora, non è una legge che così com'è può risolvere i problemi di questo paese,
ci sono delle imperfezioni, ci sono delle cose che vanno corrette. Una legge così come uscita dalla Camera ha grave rischio di incostituzionalità e sarebbe una tragedia, un dramma, se dopo aver bocciato la precedente legge elettorale ci facessimo bocciare dalla Corte Costituzionale, il Parlamento si facesse bocciare dalla Corte Costituzionale anche la legge che risulterebbe dalla riforma del Parlamento stesso. Le soglie, le liste bloccate, l'equilibrio di genere nella rappresentanza non sono dettagli, lo dico spesso, non sono le virgole di una legge elettorale, sono gli elementi portanti, essenziali. Io come tanti altri colleghi e colleghe alla Camera ho fatto la scelta, l'abbiamo fatta collegialmente, di non tacere le criticità di quella proposta. Io personalmente intervenni alla direzione del nostro partito a gennaio, a fine gennaio, esprimendo delle riserve sui punti di merito e di dettaglio di quella legge. La reazione che ricevetti non fu particolarmente garbata e probabilmente anch'io reagì in un modo non particolarmente convincente, scegliendo di dimettermi, ma quella è una pagina archiviata. Però scegliemmo di entrare nel merito di quella proposta, di dire le nostre considerazioni critiche, poi di andare in Parlamento e di votare tutti gli emendamenti secondo l'indicazione del nostro gruppo. E vi assicuro, almeno parlo per me, che su alcuni emendamenti che erano l'esatta fotocopia degli emendamenti che noi avevamo elaborato, discusso e depositato, non noi la minoranza uscita dal Congresso, noi il Partito Democratico, quando i segretari d'aula, uno è qui, si alzano e fanno pollice verso e tu devi votare rossa ad un emendamento del quale sei profondamente convinto, lì è un passaggio in cui ti devi guardare allo specchio, ma lo specchio non c'è, guardare dentro te stesso e dire perché sono qui, perché sono stato nominato, ma se fossi stato eletto sarebbe stata la stessa cosa, dentro un partito che ha espresso un gruppo parlamentare che esprime una maggioranza e mi attengo a quella maggioranza. Questa è la disciplina con la quale funziona un partito, però con la stessa sincerità parlo esclusivamente per me. Io lo dissi in quel passaggio pubblicamente e lo ridico oggi, lo ridirò quando la legge elettorale arriverà al vaglio del nostro esame, siccome sono profondamente convinto per tutte le cose che ci siamo detti oggi, che riproporre uno schema di legge elettorale che sottrae ai cittadini il diritto di avere comunque una qualche voce in capitolo sulla scelta dei loro rappresentanti, perché penso che perseguire questa strada, proseguire su questa via, non possa che portare ad un peggioramento della qualità della nostra democrazia, beh, alla fine, quando si parla di riforma della Carta Costituzionale, della Bibbia laica della Repubblica Italiana, della legge elettorale, alla fine, quando quel voto non sarà più il voto su un emendamento per consentire che il percorso legislativo si avvii, ma sarà un voto finale e definitivo su un progetto di legge o di riforma, io penso che ognuno dovrà votare nel rispetto della sua profonda e personale coscienza. E così io mi sento di dire e farò. E insieme a questo dobbiamo affrontare le riforme di un'economia, di un paese che è bloccato da anni, ma non per un eccesso di spesa pubblica che al netto di sprechi, storture che vanno colpite o sanate non è il problema principale, ma per le patologie di fondo, antiche, che abbiamo ereditato da altre epoche, da altre stagioni. Io non sono un economista, ma tutti abbiamo letto che nel mese di maggio gli Stati Uniti hanno creato altri 217.000 posti di lavoro, hanno praticamente assorbito gli 8 milioni di occupati che avevano perso a partire dal 2007-2008. Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti oggi è il 6,3%, e non per caso, ma perché hanno reagito a questa crisi con una strategia di segno diverso rispetto a quella che ha seguito l'Europa. Non c'è tempo per argomentare, ma sono cose che conoscete. Una leva l'ha nazionata, e noi non avremmo potuto farla naturalmente, ed è stata una politica monetaria espansiva. Un'altra leva l'ha nazionata in concomitanza con la prima, e noi avremmo dovuto e potuto fare di più, noi l'Europa, una politica di investimenti pubblici. Noi l'Italia ha perso il 27% degli investimenti del 2007, una somma esorbitante. Va bene, abbiamo discusso, votato, emendato il decreto Poletti, discuteremo la legge delega in materia di lavoro, ma non si esce da questa crisi senza un impegno forte e rinnovato dello Stato. E non lo fai, non puoi uscire da questa crisi senza questa scelta di campo. Le tesi del libro della Mazzucato vanno in questa direzione, ma le tesi di molti premi Nobel che hanno ragionato esattamente di come gli stati, i governi nazionali e nel caso nostro anche una dimensione sovranazionale che è quella dell'Europa possono aggredire il problema. Non lo fai, non esci da questa crisi semplicemente con meccanismi di tipo tradizionale in un paese come il nostro dove il crollo industriale è stato del 25%, dove il panorama dell'economia è oggi sottoposto allo stress
che conosciamo. Certo, i servizi, una parte dei servizi hanno tenuto meglio al nord. Abbiamo parlato tanto di agricoltura, ma mica per caso regge l'agroalimentare, abbiamo un incremento del 4,5% in un anno. Ma noi dobbiamo puntare risolutamente a capire qual è l'idea di paese e il modello di sviluppo e di crescita che vogliamo mettere al centro della nostra iniziativa da qui ai prossimi anni. Ed è una questione che devi affrontare anche dal punto di vista della responsabilità di una grande politica pubblica, di una politica industriale. Non te la puoi cavare, va benissimo, ma non te la puoi cavare con la legge Sabatini, con il rinnovo della legge Sabatini. 3.000 richieste per la legge Sabatini. Defiscalizzeremo gli utili reinvestiti nell'acquisto di nuovi impianti e macchinari, ma c'è un problema di fondo che è quello che il Censis ha fotografato 2 settimane fa spiegandoci. E ho usato lo stesso termine di Filippo Del Corno stamattina, che benissimo la riforma della tassazione, della burocrazia, i tempi della giustizia, ma conta alla fine la reputazione di un paese, soprattutto sul versante dell'attrazione di capitali che provengono dall'esterno. Gli investimenti diretti esteri nel nostro paese nel 2012 sono stati di 12 miliardi, rispetto al 2007 il calo è stato quasi del 60%. È una situazione che così non possiamo reggere ed è su questo terreno che noi dobbiamo impostare un'altra idea, un'altra visione del futuro dell'Italia. Sono solo degli esempi, ma questo vuol dire avere un impianto solido, una concezione diversa anche dell'Europa. E qui io non ho già parlato troppo, non voglio retrodatare l'analisi, ma capiamoci, lo dicevo a Firenze l'altro giorno, è su questo piano che noi abbiamo sofferto di un'eccessiva timidezza in questi 20 anni, perché non so se lui l'ha scritto nelle sue memorie o qualcuno ne ha scritto, forse Giuseppe Berta in un libro uscito di recente, ma nel 1991 al tavolo di Maastricht l'Italia era rappresentata dal ministro del tesoro, era Guido Carli, era l'ultimo governo Andreotti. E Carli non era certamente un keynesiano di formazione, lui si sedette a quel tavolo con una profonda sensazione di pessimismo, era convinto che l'Italia non riuscisse più, non potesse più salvarsi da sola e che la moneta unica fosse l'estremo vincolo esterno in grado di mettere in sicurezza la nazione italiana, la nostra democrazia, il nostro sistema economico, il nostro patto sociale. Ed era talmente convinto di questo che diede un assenso a quell'impostazione, a quella politica, anche quando lui capì che dietro quell'impianto, dietro quel trattato, c'era una cessione non solo della sovranità monetaria del nostro paese, ma anche la fine del nostro modello storico, imperniato su quella visione del tutto peculiare dell'economia mista, pubblico-privato, che aveva caratterizzato la storia dell'Italia nel dopoguerra, ma anche in realtà in anni e in secoli, in decenni precedenti. Semplicemente era consapevole, come tanti, che la democrazia italiana non funzionava più e che i partiti non avessero più l'autorevolezza necessaria per mettersi alla guida di un processo di rinnovamento e di ricostruzione del paese. Questo lo pensava nel 91, un anno dopo, in questa città in particolare, accade ciò che accade, ed è evidente la patologia del sistema. Ma quello che colpisce in questa ricostruzione, che vede un protagonista della vicenda economica e politica in quegli anni del nostro paese, è che lui stesso si rende conto, lui Guido Carli, che quella visione dell'Europa aveva dentro di sé una profonda, intima matrice liberista ed era una matrice che poteva pesantemente subordinare la politica ad un'economia che non aspettava altro che regolamentarsi da sé. E a quel punto lui, che non era un keynesiano, riteneva impossibile accettare che l'obiettivo della stabilità dei prezzi fosse indicato nel trattato di Maastricht senza alcun riferimento al livello occupazionale, dunque al benessere delle comunità che si erano date quella nuova moneta. E fa una battaglia al tavolo, cerca di inserire tra i criteri del trattato anche il livello della disoccupazione, ma senza successo. Perde lui, perde l'Europa, perde la concezione della politica che noi avremmo dovuto coltivare meglio, innaffiare e far crescere in modo più rigoglioso nel corso dei 20 anni successivi. Ecco perché tutte le cose che abbiamo detto oggi sul terreno programmatico e di dettaglio e molte altre potremmo dirle, non funzionano, non si reggono senza un impianto solido, un impianto culturale, l'ho detto, un impianto ideale. E anche naturalmente un progetto politico, e questo vuol dire avere un partito. Avere un partito, io su questo in particolare sarò un uomo dell'altro secolo, ma avere un partito è una cosa che ha dei significati precisi.
Un partito politico non vive in streaming, non può ridurre alla dimensione dello streaming, della teatralizzazione, della rappresentazione di sé, la propria profonda identità, perché viene a mancare la ragione per la quale quel partito è nato e sorto, per la quale quel partito è credibile. Ieri mattina, un po' defilata nella pagina dei commenti, senza un richiamo in prima, Nadia Orbinati ha scritto un articolo su Repubblica, che è un articolo che devi rileggere due o forse anche tre volte, è un articolo molto interessante, dove lei fa una distinzione, che anche altri hanno fatto, analisti, sondaggisti, quanti tra i vari Pagnoncelli, il nostro amico Butteroni, ci hanno spiegato che alla fine quel 48% è molto l'effetto della paura, ma è soprattutto l'effetto dell'impatto di Renzi. Allora nasce il partito di Renzi e Nadia in questo articolo molto bello ragiona sulla distinzione che c'è tra il partito di Renzi e il Partito Democratico. Lo piglia di petto questo problema, dice il partito di Renzi piace, il Partito Democratico no. Il partito di Renzi piace perché, beh, forse in verità la risposta è abbastanza già implicita nella definizione, perché è di Renzi, e il Partito Democratico no, non piace. Perché? Perché non è di nessuno, perché non è più una classe dirigente, non è più una leadership collettiva, è qualcosa che riconduce nella forma più avanzata e migliore possibile viste le condizioni storiche, il consenso in una cornice ristretta e racchiusa. Ma io sono profondamente convinto di una cosa sulla quale vi lascio, e cioè che il partito di Renzi alla lunga non è un punto di forza di Matteo Renzi, ma può rivelarsi un punto drammatico di debolezza, mentre ricostruire dentro quel 40% le ragioni, i solchi, i processi e anche le rotture che possono portare una sinistra ripensata a fare in modo che una parte, almeno una parte, la parte più grande di quel 40% si senta rappresentata non dal partito di Renzi, ma dal Partito Democratico, nella lealtà assoluta che noi abbiamo oggi verso un talento che la politica ci ha consegnato e ha consegnato all'Italia e all'Europa, e che è il nostro segretario, il nostro Presidente del Consiglio, ma fare in modo che un flusso maggioritario di quel consenso che ha dato vita al 48% si riconosca nel Partito Democratico, è la migliore assicurazione sulla vita e sul destino politico di Matteo Renzi. Grazie, buon lavoro.